Riccardo Di Carlo, oggi è il giorno del ricordo, oggi è il giorno del dolore, però tu sei anche giovane, il giorno della speranza. Voi tra l'altro pochi giorni fa avete riaperto la pizzeria di famiglia a Loreto Aprutino, siete ripartiti, c'è voglia di guardare avanti, ma ovviamente non si può dimenticare quello che è successo esattamente un anno fa proprio qui alle nostre spalle. Sì, c'è tanta voglia di andare avanti, di ripartire, di riprendere quello che i nostri genitori avevano ricostruito, tant'è che domani ripartiremo pure con la pizzeria di penne. Alle 4:30 ci sarà l'apertura, dopodiché faremo un video che è commemorativo, che celebra quella che è stata la vita dei nostri genitori fino ad arrivare a quel 18 gennaio. E c'è tanta attesa, c'è tanta voglia di andare avanti e di ripartire da dove loro avevano lasciato. Chi vi ha dato soprattutto la forza di affrontare questo dolore, di sopportare questo dolore e comunque pian piano di ripartire? Ma sicuramente nostro fratellino più piccolo, noi ci siamo sentiti da subito la responsabilità da fratelli più grandi che siamo, quindi meno male che c'è stato lui che ci ha invogliato, ci ha spinto a ripartire, ad andare avanti, a non fermarci mai. Importante non dimenticare, e anche l'affetto di tante persone che sono presenti anche qui oggi è importante. Sì, è molto importante non dimenticare quello che è successo un anno fa, deve rimanere impresso nella mente di tutti.